sperando non si sia rotto nulla. Sta live, la carico su YouTube, molto molto sciallo. E via, voglio fare una hardcore, sbagliato, su Dark Souls, molto sciallo, insomma. Appena muoio cancello il personaggio senza volume troppo alto. Allora, il personaggio, Nino, Angelo. Ecco, poi tra l'altro non so questo video quanto verrà lungo, perché visto che è un anno detto potremmo morire anche subito. Cavaliere, no, guerriero. Quindi ecco, bisogna andare a vedere un po' quanto durerà, ecco. Vedo di caricarlo in un solo video, insomma, penso. Tanti sbatti. Popolano, Cavasati. Personalizza. Prendiamolo come al solito. Il più brutto possibile. Vai, che tra poco comincio a fare schifo. Lo vorrei fare? Verde, verde piaceva. Vediamo se. Beh, sì. Vediamo se ci rispunta il verde. No, stiamo andando verso il rosso. Accidenti. Anche così il rosso però ci sta, eh. Tanto sto personaggio verrà cancellato. Dai, siamo una partita. E nulla. Ai, ai. Sì, 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 sì. Filmato lo skip, tanto l'avete già visto. Oh, tanto. Va bene, allora. Mi pare che sono il fatto. Prendiamoci il casco. Vale. Allora, cosa che devo dirvi? Nulla. Non sono bravo, cioè conosco il gioco, insomma non sono un veterano, quindi a previsione penso di arrivare, secondo me, in questa no death. Potrei morire o ai gargoyle, ok, o vabbè se faccio stronzate, ma se faccio tutto perfettamente potrei morire o ai gargoyle, al demone toro non penso. Da sopra, molti non lo sanno, sto fatto. Si riesce a vedere già il tizio che tra un po' ci cadrà in cielo dopo la finestrella. Questi non lo sanno neanche. Comunque, dicevo, penso di o morire ai gargoyle o ai. Come si chiamano? Ai gargoyle oppure al. Al golem di. No, quello di ferro no. Facile. Forse il. Neanche, sono mica il gol pericoloso. Demone capra non lo faccio. Questo commenta la chiave apposta per evitargli il demone. No, ho sbagliato, porca di quella puttana. Troppo forte. Facciami sta spada. Vieni qui, non scappare, vieni qui. Ah, mamma mia, che kill, signori, che kill. Ecco, vediamo di morirci anche qua dentro al rifugio del non morto, insomma, vediamo di far figo di merda. Oh no, una trappola. Vuole che faccio il figo, è il tutorial questo. Ciao Oscar. Mi spiace, non ci ho sbatti ascoltarmi il tuo discorso. Tanto saresti morto lo stesso, quindi
Dammi ste Estus. La chiave, dai. Estus e chiave. Grazie. Via, forza. Allora c'è lo stronzo che ci ha lanciato la cosa. E io questo qui lo perrio. Perriato. Aiaiaia. Questa fa male, questa brucia, questa brucia. Allora, potrei anche levarmi l'armatura. Stare nudo. Anche solo con i pantaloni. Sì, vai, pantaloni. Per decenza lasciamoci i pantaloni. Sì, qui non c'è nulla. Oh, ciao. Ci sono altri tizi. Dai, vieci. No. Vediamo se si fa doppia. No. Porta. No, volevo fare il backstab, cazzo. Vabbè, pazienza. Comunque sì, poi tra l'altro non so neanche bene come caricarlo su YouTube, devo andare a vedere. So che ok, noi dobbiamo andare lì. Ma prima bisogna ammazzare il nostro amico gigante. Ecco. Ciao. T'ho perriato. Mamma mia, outstanding. Troppo forte. Andiamocela a due mani. Curiamoci quello minimo di vita che abbiamo perso. Ok, vediamo se questo video finisce qui. Leroy! No! Porca puttana, ho schivato un po' con la X. Ultimamente sto giocando ad Assassin's Creed e quindi per quello si schiva con la X là. Vai su. Su giù sì. Bazze. Vai, ultimo colpo. No! Porca. Vai, che sfigato. Demo del rifugio veramente si è imbarazzato. Cioè, a parte no, la prima volta che l'ho battuto sto, che l'ho affrontato questo coso, il blind run, mi fece il culo tutte volte. Tipo. Ok. Ci ha trovato anche l'umanità per tornare domani e non essere più non morti. Dicevamo, non so neanche, penso, io lo so, io sto creando perché volevo giocare Dark Souls e avere la scusa di parlare un po' da solo. E boh, non so mai se qualcuno vedrà sto video, insomma, se stai io. Ben fatto, garantina così. Dicevo, quindi insomma, se avete mai giocato Dark Souls, giocatelo, penso sono i giochi belli mai fatti. Dammi le anime. E allora... E no, infatti comunque dicevo non l'ho fatto, non ho voluto fare una solo level 1, altre challenge stupidi, ho fatto la Don't Death, almeno se muoio, finisce tutto, ognuno a casa e si fa affari suoi. Andiamo verso di qua. Chissà cosa starà per succedere. Wow! Oh no, aspetta. Che panorama, mamma mia. No, senti, faccio pure. Aspettiamo che arrivi il tizio. Eccolo! E noi ce lo skippiamo. Non ce lo spalti. Bene, eccoci arrivati all'orda. Saltuare le lame del fuoco. L'anima. Anzi, facciamo una cosa. Prima di far tutto, pigliamoci tutti gli oggetti che ci stanno. Anche se, insomma, di qua non c'era nulla. Ah no, qua dietro sta. Bomba incendiaria. Poi devo fare il giro da sopra, Allora, andiamo da Petrus. Ciao Petrus, dove sei? No, no, di qua Petrus. Qua su. Ciao Petrus, ciao, come stai? Affanculo. Dicevamo. Tra l'altro io l'ho scoperto anche recentemente questo fatto. Che basta che vedi qui, pensavo sia adesso nel vuoto. Non pensavo ci fosse questo passaggio. Oh, wow, tre chest. Dammi sto pendente. No, è pendente più avanti. Questa cara c'è, ecco, mazzo che data. E qui c'è il globo rosso, tipo. Globo di rosso, mi cazzo di chiamo. Globo inclinato più di rosso, vedi, vedi. E pigliamoci sto pendente di light. Questa qui. Allora. No. Adesso non ci serve andare a prendere la cosa, si rischia di morire inutilmente, quindi salutiamo i nostri scheletri che ci fanno il culo, sti qua, livello 1, ci si leva dalle palle. Ok, sono 9 minuti che sto registrando e sono ancora morto, bene, bene, sono molto contento. Almeno 10 minuti l'ho raggiunti, posso monetizzare i video, haha, certo. Allora, ciao carissimo, come cazzo ti chiami te? Non dici il nome? Cose da fare. Vabbè, umanità, dammene una.
Ok, allora adesso questa sarà l'ultima volta che vediamo il nostro Lino d'Angelo non morto. Perché tanto adesso se muoio, ognuno a casa. Bene, allora. Io ho la chiave universale, quindi in teoria volendo potrei già andarmene verso i gargoyle. Solo che almeno il borgo dei non morti voglio farlo perché tra l'altro voglio pigliare la katana. Allora, ora sembra anche una persona decente con pantaloni. Allora, e l'anello lì non l'ho da pigliare perché devo fare un salto un pochino pericoloso, io non sono capace. Quindi mi piglierò quelle anime lì. Berry! Distrutto. Ecco, vedete lì? Dove c'è quel coso? Vaffanculo, stronzo! Fatemi pigliare questo un attimo. Bisogna fare tipo un saltino. Questo saltino non lo faccio perché rischio di cadere. Mi faccio male. E come anello, tra l'altro, è anche inutile. Perché è un anello che è sempre quello lì che trovate lì dentro, sotto a questi archi. Non quello. Quello nascosto là dietro. È un anello che, a parte il salto molto pericoloso da fare, rischia di farmi cadere per terra. Devi farmi cadere di sotto. È inutile perché è un anello, mi pare. C'è l'anello tipo del coso. Che se muori non ti fa perdere le anime. Ma io se qui muoio, io muoro per tutto. Cioè, per cancello. Cioè, il personaggio non lo cancello, lo lascio tanto. Come ricordo. Però ecco, non. Ci dovrei più giocare. Cioè la challenge è persa. Alla fine diventa un po' normale. Fare tutta la run. Anche se muoio non ha un cazzo di senso. Cioè dovrò fare un walkthrough su Dark Souls. Ragazzi, insomma, il gioco vecchio 10 anni. Poi insomma non è un giochettino del cazzo, è abbastanza famoso come gioco, quindi ce ne sono e non ha senso fare giusto questa cosa che hanno detto. Ho già provato di fare hanno detto. Solo che non so se riesco a fare il salto subito. No, salto con cerchio, non con X. Senza dei passi. Quindi, insomma, volevo fare questa cosa. Che in realtà no, su YouTube non l'ho mai vista. Non cadere di sotto. Ho visto le no hit. No, 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 esatto, ho visto le no hit. Cioè, di gente che riesce a farti Dark Souls. Vaffanculo, pezzo di merda. Riesci a giocare Dark Souls tutto senza essere mai colpiti. Quindi, ovviamente, anche senza morire. Oh, ce l'ho fatta. Però ecco, diciamo che non sono di questa bravura e soprattutto ho visto che chi è quello streamer famoso, ora vi racconto. C'è questo streamer che gioca dei Dark Souls, queste cose qui, e ha fatto la God Challenge, tipo, ora non mi ricordo il nome, ciao. In cui, ora vi racconto cosa ho fatto, in cui semplicemente bisogna tipo giocare tutti i giochi della Soul, della From. Quindi da, tutti, da, tutti e tre i Dark Souls, Bloodborne, Sekiro, Elden Ring non era ancora uscito. Quindi i Dark Souls, Demon Souls, Sekiro e Bloodborne. Giocarli tutti di fila senza morire. Ma stiamo scherzando. Senza essere mai toccati. Cioè senza mai pigliare il danno dai nemici. Penso il danno da caduta non si possa fare. Perché ci sono punti in cui anche qui in Dark Souls 1 devi per forza pigliarti il danno da caduta. Non so. È nulla, follia ragazzi. Io a fare una cosa del genere non immagino quante ore abbiano quei tizi. Cazzo, sono caduto in una trappola con un deficiente. Doppia. Allora, dicevamo qui, mi pare c'è un oggettivo, esatto. Anima. E nulla, ora che finisco, se c'ho tempo, visto che comunque. Ah no, vero, qua era chiuso. Che gli esami lo. Ah, aiuto! Non dimenticavo, che spavento. Dicevo, visto che c'ho. Io non so se sono ancora a livello 1. No, sono a livello 4. Ok, però quello. Cioè, non sono salito di livello. Allora, lo dicevo. Ora che finisco qui, visto che il tempo ce l'ho, perché ora gli esami da dare questa. Fino a settembre l'ho dati. Oh, porca troia, mi sono dimenticato. Muori. No, accidenti. Ora ci muoio. State, non ci muoio. Aiuta! Oh, doppia. Dicevo. Magari posso farlo anche per Dark Souls 2 e Dark Souls 3. Elden Ring non me la sento ancora di farlo. Sono ancora in blind run, quindi ecco, forse non è il caso. E eccoci tornati qui un'altra volta. Allora, vediamo di non utilizzare le Estus. Perché il falò che c'è purtroppo ce ne dà solo 5.
quindi cerchiamo di starne, di stare con 10 cose e utilizzare meno estus possibili. Il salto qui non si può fare. Ecco, io sta cosa la perdevo sempre. Cioè la viverna che passa in Blinderan non me ne sono completamente accorto, perché tipo ho paura che mi... vedendo qui, no? Mi sono detto cazzo, è palesemente la trappola, perché ci sarà qualcuno sopra. Quindi mi giravo, sentivo che mi tremava il joystick, mi giravo e vedevo sto drago, sta viverna che volava. Ah, porca puttana! Non lo farei mai più, mi hai fatto mettere paura, portacci tu. E quindi non mi vedevo sempre sta cosa. Comunque è molto relaxing, sarà... Oh cazzo. Aspetta. No, è nulla, mi tocca utilizzarla perché. Schiva! No! Oh 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 oh! Oh, pericolo, 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 pericolo. Ecco, morì in sto modo anche no, eh. Se finisco il video così. Oh. Ma è successo di sentirmi un po'... arrivare a metà vita con sti bastardi. Tanto non mi aspettavo il tizio qui sul pontile. Allora, cose da fare. Ammazziamo prima il balestrieri, che sta un po' rompendo le palle. Ciao! Bene, adesso... pigliamoci lo scudo qui, ma anche se in realtà è più forte quello che c'è con noi. Ci pigliamo lo scudo. E ce ne andiamo... Allora, ciao bastardi, questi due sono dei bastardi, perché si mettono con lo scudo chiuso e non attaccano, cioè bisogna... Oh, oh, proprio mentre devo fare il coglione vi attaccate. Sono un coglione, mamma mia, è partita un po' male, sta blind, sta hardcore. Oh, ma attacchi? Ah, ok. Bisogna triggerarli con il coso. Qua sotto c'è un bastardo. C'è il mercante. Uno dei mercanti del borgo dei non morti. Però tanto la sua roba non mi interessa nulla. Ok, tizio. Quindi. Allora, tu vendevi, mi pare. Cosa cazzo vendevi tu? L'armatura. Mi vendevi. Però non mi interessa. Frecce non mi interessano. Allora c'è la l'arco. Potrei prenderlo l'arco. Costa 1000. No, costa troppo. Non lo utilizzerò. Le chiavi. Abbiamo tanto la porta. No, la chiave nostra. I kit non ci servono. Tanto comunque. No, 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 no. Bene, bomba. Che spreco, vai a ammazzarti. Ma ammazzati tu, pezzo di merda. Così mi dai anche la tua katana. Che tanta. Sì, fai, ma. Giulia. Ecco. Guarda, ne parlava anche tipo. Sebeku. No, porca puttana. Oh, sto vizio di schiacciare. Madonna, si stai. Oh, ma che resenza. Tanto ce l'avevo già. Uccida Dana, eccola. Non posso ancora utilizzarla, però. Perché devo avere 14 in forza e 14 in destrezza. Bene, tanto adesso vado a livellare. Porca puttana, ho usato 5 Estus. Vabbè. Mori. Allora. Qui. Lascia la battaglia, lascia la battaglia. Ha truppato, lascia la battaglia. Ma sei pazzo. Troia, che culo. Cicatana quanto fa di danni? Ah, fanno. Dan. Fa 90. Fa più danni lascia da. La guerra. Battaglia, non sapevo. Però più lenta, Sì, è noioso. Non mi piace. Ciao. Ma potrò mai. Cazzo di un shot. No! No, non mi piace. Sì, sei forte. Ci dà la mano. Tra l'altro con 3746 forse ce la faccio anche subito ad arrivare a 14. La balestra la prendo? No. Mi
che tanto. No, stavo pensando per prendere la balestra per utilizzare la. Per dopo prendermi la spada del drago picchiandogli la coda. Però, insomma, tanto non la utilizzerò come spada, come arma. Eccoci qui, eccoci qui. Ah, sono in offline comunque, ragazzi. Insomma, c'è. Perché non c'è. Mentre c'è anche gli invasori. Era un po' tosta. Allora. Oh, ok, forza di destrezza. Poi metterei. Forza. Esercitiamo così. Forza e vitalità. No, però aspetta. Stamina. No, quella cazzo era? Vabbè, mettiamoci vitalità, va, fa male. E adesso dovremmo poter utilizzare la gigadana. Ok. Vediamo un po' com'è. Cazzo, cosa. Porca puttana, pezzo di merda. Dai. Oh, ancora vivo. Pezzo di merda. No, stavo per cadere di sotto. Ecco, se cado di sotto finisce la blindrun. No, non l'ho detto. Quindi ecco. Sì, sono tornato indietro un attimo perché non volevo stare con la vita troppo. C'era uno dietro. Forse è il caso di smettere di fare il figo e metterci la. Vaffanculo. Oh, ma è la quinta volta, eh. Senti, facciamo così. Vabbè, insomma, cioè, nel senso, ora si rischia grosso qui. Ciao, non l'hai visto? Dicevamo, sì, vai adesso. Spada corta, non mi interessi e. Ciao. Ah, ok, non avevo visto sto fatto che lui sfondava la porta. Non lo sapevo. Non è mai successo. Arrivo e lui è già dentro. Che cazzo è successo? Bene, questa qua si apre da sotto e tanto non ci andrò. Allora, mi prenderei qui dentro le bombe. Quelle oscure. Non so che c'è qua. Allora, le bombe oscure qui sicuramente. Grazie tesoro. Comunque, forse non l'ho detto prima. Ora che finisco lo faccio anche con gli altri Dark Souls. Col 2 tra l'altro è quello che sono arrivato con una nodette più avanti. Perché il mio record in nodette penso sia stato. Che sono morto alla fortezza di Sen. Che sono caduto in. Cioè, non sono caduto nel. Dove ci sono le due lame che pendolano. Che penzolano. Allora, qui sopra c'erano le anime, mi pare. Vabbè, senti, fottosecchi. Allora, io di solito mi scordo sempre che qui sopra c'è un balestriere. Perché tanto io vado qui e faccio il giro corto per prendermi le amatissime mie. La resina dorata, grazie, thank you. Le mie resine dorate, dice il bastardo con la trappola. Però fare così. Andrei prima di qua. Che spavento! Ma è posso, ma te sei morto? No, che cazzo rotoli? Porca puttana, ma l'avete visto? Ciao! Dai, c'è. Oh, questo sta vicino. Ma cosa? Non sapevo che la lucciga Tana gli rompesse lo scudo. Cioè, gli attraversasse lo scudo. Però, giustamente. Ciao! Io non vi auguro mai di fare. Mentre state giocando, insomma. Ciao!
Guardi di sotto, grazie. Spada lunga, ce l'ho già. Giusto. Sì. Oh, oh no, ragazzi. Cos'è questa? Oh no, una trappola. Ah, che brutto così, che brutto. Dicevo, conviene cominciare a mettere la resina dorata qua sotto e salire su. Apriamo la porta, ma tanto non scenderò giù. Giù ci sta Havel. È tipo uno, un semi boss, sì, un mini boss, diciamo, che c'ha un'armatura potentissima e ti fa un furto di danni. Andarci adesso forse non è il caso. Però droppa, penso, uno degli anelli fondamentali Dark Souls, che è appunto il l'anello di Havel, che tipo ti dimezza il peso dell'equipaggiamento. Quindi vedi, se ci avessi questo anello non sarei in mid roll, ma sarei in fast roll. Allora, e ora ammazzo questi due sfigati, poi ti spiego la differenza tra... E vaffanculo! Dammi il tempo! Nonna, che merda! Dicevo, ora gli spunterà il demone toro. Comunque... questo è il fast roll, vedete, fa il salto in aria, la capra in aria. Questo è il mid roll, ok, fa la capriola così, quindi fa la capriola come fanno i cristiani normali. E poi c'è il prima farlo, esatto, questo è il fast roll che rotola, cioè non riesci neanche a fare la capriola per il peso. Bene, direi che non è il caso di stare in fat roll. Abbiamoci questa cosa. E il demone toro, la resina la utilizziamo mo che saliamo qui sopra. Visto che, diciamo, userò il trucchettino del salire. Anche se ho sempre difficoltà poi a tornare indietro e risalire un'altra volta. Quindi facciamo con calma. Se appena spunta ce ne torniamo indietro. 3, eccolo. Sapete che il suo nome è Guglielmo? Come Guglielmo del Toro. Ok, utilizzerei questo. Cambio. Doppie mani. Liro. Dai, ma ti fai battere così, ma dai, ma non è ancora saltare, io pensavo attaccasse. Un pagliaccio che sei dentro. Bene, ora ci dà 30.000 anime tipo. 3.000, no, 3.000 anime ci dà. Oh, le anime, cazzo. Cazzo, ma a sto punto non utilizzavo manco la resina dorata, porca troia, poi è sempre un samurai, non è vero. Vabbè, sono a 28 minuti di registrazione, bene. Secondo me sto video verrà tipo 2 ore. Sì, cazzo, sono già le 6:15. Non oggi. E vabbè, male male stacco, lo rifaccio un'altra volta, insomma. Idiota che sono, certo. Ecco, questo è il momento più bello di Dark Souls. Soler, che guarda il sole. Ciao Soler! Sì, senti, non ci spotti. Vai, fammi entrare dentro la tua crew. Sì, voglio entrarci. Sì. Vai, dammi salita bianca. E nulla. Non mi ricordo se ci parlavo ancora di più. Mi diceva qualcosa, mi dava qualcos'altro, eh. No, questo mi diceva. Ok, adesso c'è un momento un pochino pericoloso. Io ho sempre paura di questa cosa. Che torna la viverna adesso. Ho sempre paura di fare una figura di merda. Un trucco per capire se sta arrivando è fare tipo così, no? Tanto arriva da dietro. Eccola! Cazzo, mi piglia, mi piglia. No, no, devo morire. No, 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 no. Porca puttana, ma madonna, pensavo che ci sia attacco lungo. Cazzo, pure così brutto. Va bene, buona. Ciao Iverna. Piamoci sto item. Oh, scudo, buono. Forse questo è buono. No, non farò la triarrata da dare lì. Perché non sono un pazzo ragazzo. Chi mi ha sparato? No, scudami. Che ci abbiamo? Guardate la figa di Dark Souls, guardate dove siamo spuntati di nuovo. Tan tan, dove era prima? Ecco, io non so.
Ora che build fare? Nel senso di statistica. Destrezza? Destrezza e forza? Vai. Sì, possiamo. Build del cazzo, veramente. C'è proprio build del cazzo. Bene, torniamo su. E tanto il demone capra. A parte non ci posso ancora andare neanche. Il demone capra. Oddio, volendo sì, potete utilizzare un baghettino. Un bug, cioè un bug, un trucchettino. Okay, bisogna fare un salto strano, però ecco, non mi pare il caso. Ecco, ora vi dico, se io mi mettessi a sparare con un arco su quella coda della viverna, perché un drago non è una viverna. Ciao. Mi dropperebbe, mi pare, il... non tipo la spada del drago, non mi ricordo neanche il nome. Dai, vieni. Vieni. Mazza. E, ah no, porca troia, ci sono i ratti adesso, madonna. Quei ratti bastardi. Ecco, solamente pena. Basta, se no. Non cadi di sotto. Comunque non mi è mai successo di battere il demone del toro così. Eccolo vivo! Bastardo! No, sti cosi che mi devo colpire. Mi colpiscono, mi avvelenano. Dai, non ti buggare lì, però che effetto. Che brutto di essere. Ma ragazzi, pure un cazzo. Perfetto. No, voi mi pigliate per il culo, di cazzo, ma per due topi. Per due fischi. No, ecco, forse quello no. Che sto dicendo? Sono dei bastardi questi. Sono veramente di figli, puttana. Che ti avvelenano e non è che ti uccidono. Ti tocca tornare giù un'altra volta a curarti, perché non ce l'hai le cose per curarti bene. E quindi è un tiro di cazzo assurdo. Bene. Torniamo su. Possibile che non abbiamo altri pezzi di equipaggiamento? Qui sopra, col cazzo che ci salgo, perché ci sta il cavaliere nero di Gwyn. Col cazzo che lo faccio a sto livello. Potrei farlo, e sperare una botta di culo assurda, ma ecco, forse non lo farò. Lì c'è il nostro amico cinghiale di ferro. Che non andrò a dire. Cioè, cercherò di non farlo mi addosso. Ciao. Oh, porca. Bene. Non mi ha visto neanche? No, si è chiusa la porta. Sì, mi ha visto. Sì, parla, parla. Sì, certo, sì, le palle stanno sotto, sì. Ho sentito un rumore in garage. Ho sentito un rumore che... è strano, tipo come se avessero bussato la porta, ma alla porta non c'è nessuno. Ho sempre detto che in sta casa ci fanta... No, parlo della mia casa proprio, Ho sentito il rumore della porta, però. Le telecamere che dal riesco a vedere. Non c'è nessuno. Ecco, ora vediamo di non morire, perché vedo. No. Oh. Porca puttana. Ok, sì. C'era anche un altro. No, comunque dicevo, ho sentito tipo come se avessero bussato alla porta, ma qui dalle telecamere non vedo nulla. Boh, io non lo so, io devo scappare da sta casa, c'è tanto altro. A un certo punto in video sentite io che cazzo mi ha visto. Vabbè, tanto uso il teschio esca. Tu. Ehi. Cosa stupida veramente. Ma perché mettere una meccanica del genere? Cioè, guarda. Porca di quella puttana, che spavento. Perché scappi? No. Ah, aspetta, è una trappola. Ma che pericoloso, Come dicevo. Che ansia, comincia a fare. Cosa sono troppo qui.
Comunque, prima, quando ero tipo a pochissima vita, se non avessi avuto l'armatura, io sarei morto, ora che ci penso. Ecce giù, ecce, ecce. Allora, ecco, figato. Sì, comunque ora ci sto anche riflettendo. Andare direttamente ai gargoyle non è conveniente, facendo il giro da sotto. Uno, perché passi per la valle del drago, quella lì sotto, ci sono i draghetti che riescono a farti morire. E non è un caso, ecco. Poi non pigli né la katana, e non prendi neanche, cioè non incontri Soler, quindi non puoi evocarlo per i gargoyle. E tu che cazzo sei adesso? Ok, non sto un attimo pensando a una cosa che non dica te, che devo poi potenziare l'esso, cioè il numero di fiaschette al falò della chiesa del non morto, se ci arrivo. Però allora qui non c'era. Cazzo, ora è venuto in mente, ho dimenticato un item. Porca troia, che è deficiente adesso. No, starò a tornare indietro. Dallo stronzo. Tra l'altro, ha un buco nel culo. Cioè, no, come tutti gli esseri viventi. No, dico, nell'armatura c'è tipo un buco. Metto che faccio tipo il backstep infilandoci la spada dentro. Però, ecco, forse non lo farò. No, giusto. Dobbiamo uccidere questo bastardo in modo più silenzioso se possibile. Cazzo, non lo so. Dai, metto scudo. Bene. Ok, sto pensando. Ma i nemici ancora ci sono. C'è un bastardo qua sicuramente, esatto. Adesso c'è, diciamo, l'ultimo punto pericoloso, secondo me, perché si è incastrato tra due stronzi. Due stronzoni. Hai visto? Sì, hai visto. Dai, sbrigati, che sono arrivato. Ah, no, non mi hai visto? Sì. Cazzo di merda, hai usato? Oh! Visto, vieni invece. Non starò a farti nessun parry, perché questo è pericoloso con quello stocco. Quello degli Adler, com'è che si chiama? C'è una cosa molto figa. Sì, fa molto strano. Ritornando su queste strade, diciamo, su questi sentieri di Lordran, la prima volta che sono venuto qui, certamente. Come, cioè, io non sono ancora morto, ma io mi ricordo. E ci sto. E sono 40 minuti che sto giocando. Ma la prima volta che sono venuto qui ci avrò messo almeno 3 ore, ma neanche 4 ore per venire fin qua. A te che esploravo tutto, non sapevo dove andare. Soprattutto le morti che facevo, io vieni fin qui, meno 2-3 volte sono morto. Allora, andiamo. Sì, andiamo un attimo al falò. Così magari ci potenziamo anche. Poi torniamo indietro e andiamo per le. Tra poco ci sono i gargoyle, eh? Sì, sì. I prossimi sono i gargoyle, solo che. La chiesa del non morto c'ha il vescovo dentro, che è un bastardo. Qui sotto c'è il mitico Andre. Sta lavorando alla fucina. C'è. Non ho preso neanche la titanite, vero? Non ho titaniti. Quindi è inutile che. Sto andare giù. Comunque c'è il vescovo prima che ti spari i razzi. C'è quell'armata di non morti molto pericolosa. Ci sono due, mi pare, no. Un solo cavaliere di Adler. Di Adler, non ricordo il nome. Quindi all'inizio sta cosa è tipo una trappola per morti. Ah, e poi ci sono questi tre stronzi all'inizio. Abbiamo questi qua li batti. Ciao. Backstab a uno. Backstab all'altro.
Comunque, armatura è soldato vuoto. Molto utile. Vieni qui. Questo potevo anche ferriarlo, ma lei è andato sicuro. L'armatura del soldato vuoto. Tra l'altro, ha una descrizione. Non me l'hai letto. Ok, giustamente roba generica. Sono dei tizi messi a caso questi. Allora, da qui mi skippo tutti quei cavalieri. Però non mi skippo il tizio qua, che in realtà non è difficile da battere. Ora sta a vedere come ci muoio. Male che ce l'ho scritto. Però ecco, insomma, secondo me se mi piglia... Ma non posso fargli il backstab? Questo qui non so neanche se... un mini boss. Cioè, sì, il fatto che scompare dopo che lo uccidi... lo rende molto mini boss, no? Porca puttana! No, no, no. Oh. Dai, si curi anche te. Sono un po' dato, veramente. Va bene, sono in no death. Senti, ma seguimi fuori, vai, che c'è più spazio. Vieni fuori. C'è le palle, vieni fuori. Ok, le palle ce l'ho per venire fuori. Porco. No, 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 no. Facciamo una cosa. Vediamo di ammazzarlo. Porca puttana. Ehi, no, non devi venire fin qui. Dai, ma non venire fin qua. Non c'è spazio per combattere. Dai, che cazzo. Dai, vai via. Senti, vattene per la tua strada, va. Esatto, scappa, codardo. Anzi, ora ti lancio le bombe. Mi ricordavo di avere le bombe qui. Ehi tu, faccia di ciolla. Prendi questo. Ma da come si cura? Dai, ma di nuovo. Ebbene signori, no, la mia ora è giunta. Ragazzi, io vi saluto. Anzi, aspetta, perché se sbaglio ho messo la cosa. Vieni qui. Vieni, vieni dentro. Vieni, vieni. Non essere timido. L'uscio aperto. Oh, qui qualcuno ha preso il cazzo. Non sapevo fosse così efficace il... Oh. Titanite. Titanite posso anche maxarmi. Sì, maxarmi. Sa far salire la... Quelle sono? 45. Posso portare sulla la cosa, la katana più uno. Ciao. Potenziarma. Uccidi katana. Mi serve sempre la titanite. Potrei comprare una titanite? Potenziarma. Anzi, fammi una foto. Usiamo tutte le anime che abbiamo. Visto che tanto adesso andiamo a morire. No, oh, che abbandona, oh, impazzito. Usa oggetto. Ok, 1200 nulla, praticamente nulla. Di mettermi a farmare non c'ho proprio voglia, quindi utilizziamo queste e poi... Ok, allora, quante... Questo oggetto... Vediamo quanto riesco. Ah, dopo. Mi sa che riesco a arrivare appunto al più 3. Anzi, fammi una cosa, farmiamo un po'. Portarla più 5 non sarebbe male. Ma meno quello, sta più sicuri. Fa più danni. Vabbè, via, senta. Ah, no, parte. Ora non vado da nessuna parte perché non sono passato per il falò, perché devo piare prima una cosa. Beh, l'ho vista brutta con il tizio di ferro, cavaliere di ferro qui, non so.
spaventato. Nel momento in cui mi sono detto, eccoci, ora finisce il video. Allora, qui la missa fottissima. Cos'era? La lacrima, cos'è che era? Anima, anima dei guardiani del fuoco. Quello stroncione lì sopra tira le Kamehameha. Alla fine non ti attacca. Ah, ecco, vedi. Stavo per utilizzare. Ah, no, no, scherzo. Via, vediamo se ci muoio. Se ci muoro adesso. Secondo me sì. È per questo che non chiudo il video. Perché secondo me quei gargoyle. Ci resto secco. Ci resto secco. Allora. Arriva la fiamma. Oh, arriva sta fiamma. Oh, ragazzi, si è buggato il gioco. Ok. Si era bloccato, si era rimasto subito lì, non c'è nulla. Ok, più 10, perfetto. Avanzamento di livello per il caso. Nulla. E ora l'ora, signori, e ora è giunta l'ora. Ok, ora che ho parlato con Soler, cazzo. Potrei ammazzare Lautrec. Che faccio? Lo ammazzo o non ammazzo Lautrec? Cazzo, però Lautrec è tosto. No, Lautrec lo ammazzo dopo. Ora lo lascio libero. So, cioè, no, perché più avanti c'è un tizio. Dobbiamo, diciamo, salvare. Cioè, che è in prigione. È un pezzo di merda perché ti ammazza la guardiana. Cioè, volendo del santuario del fuoco. Beh, ora vi faccio vedere una cosa. Se ora io scendo per quelle scale si torna al santuario del fuoco, un'altra volta. Però no, lo ammazzo dopo Lautrec, ho deciso. Cioè ammazzo, faccio i gargoyle. Ecco, questo è un figlio di puttana perché ti pervia. Vieni giù. Pericoloso, quando sta così ti perria il bastardo. Hanno un'armatura molto bella questi, forse l'ho già detto. Solo che non me la droppano. Ok, ora qui c'è l'armata rossa. Guarda, poi tra l'altro spuntano dal nulla tutti quanti insieme, fa molto ridere. 2. Tanto no, ecco tu. No, 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 no. Cosa cazzo è appena successo? Cosa cazzo è appena successo? Perché cazzo mi sbloccate il gioco, dico? Ah, arriva shot con un colpo, vai, bomba. Giustamente l'ho potenziato, sta spada. No, assurdo, arriva shot. Ha messo spada rotta, grazie. C'era spezzata. Ora c'è il figlio di puttana, devo ammazzare. Sì, ma sono mica sfigato. Puttana, veramente. Bastardo, si vuole teletrasportare. Figli di puttana. Allora, bene, questo qui non rispona, a differenza dei 1000.000 scheletri, 1000.000 non morti. Qui c'è un oggetto che prenderò, grazie. Ah, ecco, vedi, grande anima. Allora, in realtà ho fatto un bel po' di anime. Potrei tornare giù e ammazzare l'arma di un altro livello. Però ecco, non lo so. Perché adesso mi chiede. Oh, Titani. No, ok, no, allora torno giù. Torno giù. E maxo l'arma. Ora ci torno. Prima passo di qua che mi scordo sempre. Ecco, io qui dentro. Ma qui c'è un oggetto. Che mi scordo sempre perché spunta dopo, guarda. Spunta dopo l'animazione.
sull'umanità. Spunto per le nazioni, mi scordo sempre che c'è un oggetto lì. Bene, andiamo da Lautrec che si trova qua su. Da Lautrec, eccolo. Ciao Lautrec. Dai, sì, ti faccio uscire. Poi ti ammazzo dopo, tieni. E non ti ucciderò adesso. Perché tra l'altro è forte, fa un po' di danni, fa questo bastardo. Allora, 2400, facciamoci un po' di calcoli. Allora, 2400, una tiratina ce l'ho già. 16, 24 meno 16 fa 8. Sì, forse se ammazzo anche quelli lì, forse ce la faccio pure a portarla al 5. Dai, faccio questa cosa veloce. E poi si torna su un'altra volta. E tanto adesso non c'è più lo stracione. Vedo di ammazzare i gargoyle. Ragazzi, devo. Bisogna giocare safe. Insomma, sai, rischio di morire ogni volta. Forse, ecco, morire. Allora, qui c'è quello lì che ci guarda. Cioè, si rende conto prima. Ok, sta venendo. Aspetto, eh. Ti sbrigà però, figlio mio. Oh, eccoci. Ciao. Di merda, colonna del cazzo. Bravo. Sei morto, complimenti. Oh, gambale di Bald. Ah, Baldler, non Adler. Sì, sono. Tutti belli dei miei. Cioè, sono più forti, però fondamentalmente. Sembra di essere un turista tedesco. Vediamo se riesco a fargli il backstep. Ma che succede? Ce ne sono solo due, no? Ah, rimane shot, bomba. Bomba, rimane shot, allora. Bomba, bomba. Bene, torniamo alla cosa. Tornerà per i Galgoil e vediamo se finisco qui perché mi sono anche un po' rombo del cazzo, un'oretta che gioco. E quindi penso che se non muoio qui, l'ho detto, morirò per andare nella città infame, per andare dalla strega, dalla figlia del caos, ma cazzo si chiama. Dai, non mi ricordo il nome, della tizia ragno. Vabbè. Potevo prendere la barda, cazzo. Ciao. Allora, potenziarma, mi ci vogliono. Ok. Oggetto, lamina titanite, potenziarma. Ok, ora mi ci vogliono tre. Ce la faccio? Evviva, sono, diciamo, mazzata, in realtà no. Adesso devo Cazzo, mi dispiace per i gargoyle, so già che gli farò un culo assurdo. Considerando che ci sarà anche Soler. Per me faranno una figura di merda più. Faranno una figura di merda più i gargoyle che. Demolitore. Ma vabbè. Comunque, l'ho detto prima forse. Il mio record qui in Dark Souls 1 di. Diciamo in luogo più avanti. Penso sia stato la tizia nella città infame. E nella città infame faccio il trucchettino, faccio per andare prima senza passare per le profondità e per il borgo dei non morti inferiore. E altre, quindi bomba. Cioè, quindi non ammazzerò né il demone capra né il drago famelico. Che sono veramente due aree che del gioco che mi fanno veramente schifo. Sia il borgo dei non morti inferiore che le profondità. Le profondità non mi piacciono proprio. Comunque, e invece per Dark Souls 2 sono arrivato in Odette alle tre sentinelle. Cazzo, ci sei tu, me l'ho dimenticato. Pezzo di merda.
Quindi in realtà sono più avanti di tempo. Ora di tempo non lo so, non conta. Se ne conta il boss che hai affrontato. Potrei fare una corsa e scapparmi tutti, però non lo so. Dai, voglio ammazzarne due insieme, non posso. Boh, tripla, ciucciate, bastardi. Bene. Si va dai Gargoyle. Con Novestus, molto buono. Ci aiuterà il nostro amico Solaire. Ecco, ma io sto spazio qui, no? Ma che cazzo serve? Oggettivamente, cioè non ci sono ceste, non ci sono passaggi segreti, non c'è nulla. Che cazzo serve? Io ma boh. Cioè, ma chiudilo. Non ha senso. Ma vabbè. Allora, eccoci qui. Oh, Solaire, Cavalier Solaire, che bello, che bello. C'è pure la maglia di Solaire, c'ho. Cioè, c'è la maglia con tipo Solaire che fa I want you to praise the sun. Eccolo, l'oda del sole. Bene. Pronto, Solaire? Allora, la fight non inizia subito. Quindi intanto attivo questo. Tanto durante il filmato non va. Eccoceli qui. Belle quelle statue. Incredibilmente una. Quelle due sembrano veramente troppo realistiche. Sono veramente troppo realistiche. Oh wow, sono vere davvero. Dai, non mi frega nulla. Oh, non voglio guardarlo sto filmato. Pezzo di merda, lo sapevo. Boia, se ti faccio un po' di danni! Boia, se ti distruggo! Bravo, Solaire, perché tu... Ok, uno è andato, madonna, veramente... Siete dei pagliacci. Stavo per cadere di sotto, mannaggia a me. Vai, facilissimo, veramente. Imbarazzante, cioè... Mamma, ha fatto più paura il... cose di... Alla parte del Gargoyle mi ha dato, dai, questa qui è quella che si piega, tipo. Posso anche, cioè, usare la barda. Cioè, posso utilizzare la barda del Gargoyle. Ah, ok, quella è la barda, questa non era. La coda. Non mi piace per nulla. Give me my katana! Andiamo a suonare sta campana del risveglio. E non lo so, vabbè, a questo punto continuo, via. Continuo fino. Merda, boh, non lo so. Un'ora di video c'è tanto, dai, sì, suono la campana e stacco, poi. Cioè, ci giocherò domani, tanto, ma che cazzo c'è. Poi sarebbe veramente il colmo cadere qui. Sarebbe veramente il colmo. Ciao, Gargoyle, che sei finto te. Anche tu, ciao, Gargoyle. Ma quanto è bella Lordran. Cioè, questo panorama mi piace, anche se non si vede nulla, mi piace un sacco vedere tutte queste mura che si accavallano tra di loro. Oh, suoniamo la campana. Adesso bisogna suonare l'altra. Ah, ma aspetta! No! È entrato Ludo, ciao Ludo! Come si abbassa un po' il gioco? Il volume è troppo alto? Cazzo. Che cazzo dici? Ciao Ludo. No, ci sei te e Ludo continua a giocarci un altro po'. Ora si sente meglio? Cazzo, dai, è un'ora che registravo il video. Sì, Ludo, questo video poi lo carico su YouTube perché boh, c'è voglia. Insomma, senza. Vai, come stai, Ludo? Allora, a sto punto, sto per staccare la live, ma a sto punto continuo fino a quando ci siete anche te. Come stai, bello? Ora c'è lo sfigato qui. Ah, vero, te devi finire il libretto. Ciao, Oswald. Serve nulla. Come sta procedendo? Hai appena finito la sessione a luglio, bravo, ma sei un dio, cazzo. C'è tutta l'estate libera adesso, porca troia, beata te.
Sì, ma rispondimi! Vabbè, io continuo a fare il mio let's play. Comunque, sto video è molto Dark Souls. Se muoio, cancello il personaggio. Quindi è tipo morte permanente. Salto! No! Cazzo! No! Porca puttana! Momento di scappare, momento di scappare. Momento di scappare, momento di scappare. Eh sì, ma davvero, bravo, complimenti. E oggi ho dato matematica finanziaria, sperando sia andato bene. Cioè, a fare i calcoli, a contare il punteggio, ho fatto tutto bene, però se ho sbagliato un paio di cosette che non mi tornavano, comunque in ogni caso tipo piglio 22. Se ho fatto tutto bene invece piglio 30, però insomma non buffiamocela. Ti piace Dark Souls, Ludo? No, per un cazzo, non sai manco cos'è. E quando è che partite per la route? Seconda domanda utile. No, è un reretto di 8 voti. Chicco, ascolta. No, ma perché ora bisogna, ti devo spiegare. L'esercizio era il 17. Ah, sì, te pigli, ti levi di culo. No, dicevo, un esercizio tipo con 3 punti sotto, che erano tipo 3, 3 e 2. Giusto? No. 3, 2 e 3. No, 3, 3, 2. Con 3 sotto esercizio, ok? Solo che uno, tipo, all'inizio ho sbagliato una cosa. E quindi. Cazzo, qui c'è un oggetto. E quindi insomma, se ho sbagliato quella, professore ci sta che ti dica no, hai sbagliato tutto l'esercizio, anche con gli altri sotto. Capito? Ora spero non ragioni così perché è un ragionamento un po' del cazzo, eh. Diciamoci la verità, diciamoci la verità. Però. Ecco, Ludovico, ti invito adesso a guardare la diretta, perché in questo momento potrebbe finire la live. Perché, sì, adesso devo affrontare un tizio. Che molto ovviamente mi farà il culo. Quindi, se ci tieni a me. E questo tizio qui, vedi, perché ora sta, guarda, se tu gli parli. Sì, ah, dammi il medaglione del sole, grazie. Perché io sto il tizio l'ho liberato. Perché ti aiuta anche a combattere. Però vuole ammazzare la guardiana qui. Se l'ammazza, il falò sopra si spegne e quindi non posso più curarmi. Quindi, signore, proteggimi. Oh, cadi sotto! Oh mio Dio! No, non ci credo! Non ci credo! È morto come un coglione! Oh mio Dio, ma che cazzo! Ma che cazzo! Ma entra anche adesso su Discord, vai. Ma che cazzo di? Meno male che la sto registrando, se no per nessuno. Cioè, è cascato di sotto il mongoloide. Ma che spettacolo! Ma che fava? La fava è lui, non io. La fava è lui. Ah, che cazzo cade! Non me l'aspettavo. No! Fermi un attimo. Però se cade così non mi droppa l'anello, però. Porca. Guarda, c'è l'anello lì giù. Madonna santa. Aspetta, invece no. Perché guarda, vedi quel coso giallo che c'è lì? È dove è caduto lui? Dove è atterrato? E io lì non ci posso andare. Però l'anello che c'ha lui è molto utile. Quindi. Vediamo se, rifrescando la cosa, diciamo, il mondo mi torna. Dovrebbe spuntare. Se no, veramente che gioco del cazzo. Non avere. Tra l'altro è un anello fortissimo. No, dai, non c'è l'anello. Porca puttana, porca, dai. Neanche sotto qui. Dai, ma però è sbagliato il ragionamento. Cioè, è caduto lui. Io che cazzo c'entro? Ma poi. Che figlio di puttana. Cioè, non c'è neanche più l'anello giù. Boh, mi sono allevito. Vai, arrivo su Discord, aspetta. Aspetta un attimo.
Arrivo su Discord, angelo mio. Ah no, credo attivo. Entra nel server Caso Pacciani. Vieni nel Caso Pacciani. Eccolo, ciao Ludovico, ciao. Fatti vedere mi videochiamata. Uè, uè, assurdo. Ma no, io tra l'altro, come ti racconto, sta live, l'ho startata non per fare la live in sé, ma per fare il video da mettere su YouTube, perché mi sono rendo conto che quando gioco a Dark Souls e parlo da solo, certe volte mi viene da ridere, quindi per conservarmi le perle che ogni tanto spuntano, mi stavo registrando. Eh no, questo qui ho le cuffie. Eh no, poi non va più sulla live. Ma perché non ti piace, scusami? Dai, dimmi, che c'è? Dimmi. Mi hai fatto sbagliare prima, è stata manna. Ah no, ho fatto bene. Vabbè, questo qua è il micro. Sono le cuffie da gaming, queste, insomma. No, allora, in live gioco da Xbox e uso questo che vedi in video, cioè il microfono delle cuffie da gaming. Mentre invece su qui sto usando quello del computer. Sì, e nulla. Come stai, Ludo? Quante pisane ti sei bombato? No, domanda. Ah, è vero, sono in diretta. Quante persone stanno guardando? Nulla. Tu e basta. Allora. Però aspetta. Ah no, però aspetta. In video poi non si sente tanto la tua voce. Eccoci qua. Adesso ci muoio. Boh, hai visto la sculata che ho fatto? Cioè, anche se te. Ma io non me l'aspettavo che cascasse di sotto il deficiente. Ma è successo. Cioè, io l'ho visto. A volte vedo nei gameplay dei pro player di Dark Souls la gente che fa ste cose. Ma io non l'ho mai fatto. Però l'ho presa in culo perché non mi dà l'anello. Non mi ha dato l'anello poi. Cazzo. Non sono assolutamente un pro player. Anche se in realtà, ora come ora, comunque sono quasi, diciamo, non dico a metà il gioco, ma a 40-30% del gioco. Non sono ancora morto, non è roba da poco, in Dark Souls, gioco famoso per le sue frequenti morti, diciamo. Capito, Ludo? Io sono un grande gamer di Dark Souls. Con un po' tieni Xbox e giochiamoci insieme. Dai, porca, dimmi. Non ti piace Dark Souls? Bellino Brulal, bellino Brulal, ci giocavo anch'io Brulal, perché non c'avevo la Switch per giocare a Smash Bros. Sì, giochiamoci intanto Brulal, Brulal mi piace anche a me. Utilizzavo il Minotauro su Brulal. Minotauro e il Pirà. Sì, c'è. Cioè. E il tipo Riartu, cioè quello che è palesemente Riartu. E Capitan Uncino. E nulla. E quindi ti hai già dato tutti gli esami? Ah, ecco, vedi. Qualcuno qui racconta un bel po' di puttana. Sì, vabbè, anch'io per ora ho finito. Che cazzo c'entra? Devo dare ancora due esami. Uno forse. Oggi ho fatto. Oh, allora, io oggi ho fatto un esame. Molto probabilmente l'ho passato. Anche se devo dare l'orale adesso di questo esame. Vabbè, però ho capito, è una formalizzazione, capito, insomma. Dai, ma porca puttana, mano in vaso. Porca puttana.
puttana, mano in vaso. No, non si fa, non si fa, non si fa. E nulla, ho scoperto recentemente che te c'hai le palle sotto rispetto invece agli altri ragazzi. È una delle pisane. Come non le paghi? Come le paghi, scusami? Loro? No, te non paghi nulla. Vabbè, nulla. E quindi fammi una review di questo anno a Pisa. C'è l'Arno. Ma che è come Firenze, puzza per l'Arno di sta di merda. No, puzza, puzza anche quello di Firenze. Pari pari. Sì, di piscio, di piscio. A parte la gente che piscia in mezzo alla strada. A parte quello. Sì, ma un sacco di gente. Diciamo persone non bianche, no. Mi dissocio! Twitch! 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 Mi dissocio! Mi dissocio! Mi dissocio! Mi dissocio! Mi dissocio! Tanti amici, c'ho Miguel che ha un pigme ha, un, ha una pigmentazione della pelle più scura, insomma. Vero, 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 vero. E che volevo dirti? È nulla. Sono. E quindi anche Firenze fa un po' cagare di piscio. Poi continua, prego. Continua a parlarmi del piscio di Pisa. È un po' come. Sì, ecco, ma tra Pisa e Firenze, no? Se uno ci pensa, io non sono fiorentino, quindi posso dire queste cose del genere, te forse mi. Ma oggettivamente sono uguali come città, architettura, hanno lo stesso fiume, hanno semplicemente le due main church sono diverse, però per il resto sono uguali, cazzo. Cioè io. Sì, no, ma. Dimmi, dimmi, dimmi. Vabbè, a Firenze, vabbè, già ci sono. No, vabbè, insomma, anche. Quindi dici meglio Firenze che Pisa. Vabbè, ma questo non frega. Ma questo non frega un cazzo a nessuno, è artistica, no? E nulla. Io ti voglio bene, lo dico. No, e quindi. Prossimo anno lo fai sempre lì? Ah, ecco, vero, vero, racconta. Quindi adesso hai fatto questi esami. Ah, è uno solo l'esame. E le fate entrambe. Caghetta, paura. No, ok, perché i diciottisti lì non sono ammessi, vero, vero, giustamente, l'università che ti paga vitto alloggio, insomma, non. Sì. Brutto però. Sai già tra i tuoi compari chi boccerà? Dai, tanto ce l'hai, ce l'hai. Ah, ecco, quella stronzata che mi hai detto inizio anno, lo stai scrivendo in codec, no? O in LaTeX, come cazzo li chiama? No, non è vero. Ma non è vero, lo stai scrivendo su Word, su Google Documenti lo stai scrivendo. Ma che cazzo dici? Ma perché? Ma che cazzo? Ma è una stronzata. Cioè, nel senso, io non. Guarda la live, potrei morire in questo momento.
potrebbe essere la fine della live. Guarda, evoco questa nudista che mi darà una mano durante questo combattimento. Tra l'altro adesso in questo video, questo combattimento, ci sono delle tette. Quindi non so se YouTube me lo... Va, speriamo, insomma. Guarda, lo vuoi vedere il filmato in cui si vedono le tette? No, guarda, no, tra l'altro lei, insomma, era anche una bella ragazza. Se non fosse per la parte di sotto che è aracnoide. Eccoci qui. Dai, basta, ho visto le tette. Pu può iniziare il combattimento. No, qui, ah, qui è lag, si chiamava, mi scordavo il nome, mi sono scordato il nome prima. Ecco, sta stronza è una stronza. Ecco, vedi, si inizia bene. Vediamo quanti danni gli faccio. Nulla, non gli faccio nulla di danni. Poi a questo sì, poi a questa me lo butto. Questo me lo butto in culo, che è una meraviglia. Cioè, mi dispiace dirlo, in questo veramente me lo butto in culo. No, e guarda quanti pochi danni gli faccio. Non buttare lava addosso, thank you. Eccoci. No! No, non devo morire. Dai, non devo morire. Non voglio morire adesso, però. Non voglio morire. Che ansia. No, no, non sono morto. No, se muoio, se muoio, senti dire un bestemmione. No, più che altro, penso sia il mio record in Dark Souls di lontananza, diciamo. Cioè, tipo, posto più lontano in cui sono arrivati in Dark Souls. Di solito muoio. Ecco, ora tanto muoio adesso. Cioè, inutile che parlo, muoio adesso. Perché sta stronza mette della lava per terra, ok? Scura la lava. Che non ti fa tanti danni, però ti blocca. Ok? E poi ti fa la sua magia con la spada infuocata e la pigli in culo. Capito? Non puoi, ti permette di schivarla nel modo più corretto. Perché vedi, sta stronza. No, ecco, mannaggia. No, 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 no. C'ho tipo uno di vita. Ho tipo uno di vita. Che ansia. Che ansia. Gesù, Gesù, aiutami tu. Ma io giuro, non me la ricordavo più facile questa tizia. Capisco perché adesso lo sto pigliando in culo. Ora mi allontano, che ora fa l'esplosione. Più che altro, io ho evocato la nudista. No, Gesù, Gesù! Dai, sono morto! No, che palle, sono morto. Dai, nulla, ora sto con la live. Porca puttana, porca puttana, Ludovico, sono morto. Allora, vabbè, nulla. Prossimo video lo faccio su Dark Souls 2, via. Vediamo se riesco. Che palle, però, dai, ero quasi arrivato a metà gioco, praticamente. Cancelliamo il personaggio in diretta, così a me... No, non lo cancello, via. Nulla, e